In questo quadro, chiamato Domenica di Primavera, era il 907. Una fila di tanti vanno verso l'angolo in alto a destra dopo il gomito del fiume, ometti, uomicini, stesso assetto del corso d'acqua che è sul lato, seguono composti ma credo controvento, a giudicare dallo sguardo verso il basso, tenendosi i cappelli, osservano lo slancio del passo successivo, i piedi in uno schizzo del pennello in fila sul sentiero, disegnano una ruga non visibile che qui. Mentre la chiesa rossa, mentre le fabbriche fini spingono le belle croci, le antenne, i camini fino alla cornice, potessero vedere il punto non lontano da alcuni detto fuga. In questo quadro, detto autunno, detto scuola, si vedono 19 esseri umani, 9 coppie di bambini in fila. Io mi domando se questo è un pezzo di montagna al tramonto, se questa è l'onda nera del lago che la lega, se questo monte, uguale al lago rovesciato, nello stesso blu profondo, è una mente, se 4 alberi secchi, come pali dritti, neri, sono sbarre di prigione, se le coppie di bambini neri, coi mantelli, coi cappelli neri, coi capelli e i calzini con le scarpe pure nere, sono dentro la prigione. Se sapere è fatto solo del suono asseverante di questi passi verso fuori, chi era Luna? In questo quadro, una comune al femminile, pensionato di donne disposte nella stanza come sagome, piene di bianco con le teste mobili, giochi componibili, candele galleggianti, le crocchie decorate con motivi di timido pervinca, le mani nascoste dietro il busto. Una danza, una soltanto, sfida la matrona grigia, porta il braccio oltre verso l'altra, ne diventa la camicia. Questi erano 3 brani tratti dal libro dal titolo La signora V di Renata Morresi, nelle edizioni della Camera Verde nel 2013. Renata Morresi è nata a Recanati nel 1972 e si occupa di poesia, traduzione e letteratura anglofona. I suoi testi poetici sono apparsi nelle raccolte Terzo Paesaggio, Aragno nel 2019, Bagnanti, edizione Perrone nel 2013 e La signora V, Camera Verde nel 2013, in traduzione francese su Nioc nel 2015. Cuore comune nel 2010 e in varie riviste e antologie. Nel 2014 Renata Morresi ha vinto il premio Marazza per la prima traduzione italiana di Rachel Blau Duplessis, nel 2015 il premio del Ministero dei Beni Culturali per la traduzione di poeti americani moderni e postmoderni. La Morresi è un'esperta traduttrice degli oggettivisti americani. Giulio Marzaioli scrive nella postfazione del libro che la signora V non è altri che Marianne Verefkin, che nel 1888, all'età di 28 anni, era molto conosciuta come pittrice di talento e durante una partita di caccia si sparò accidentalmente a una mano. E la mano venne danneggiata irreversibilmente a causa dell'incidente. La Verefkin sperimentò nuove tecniche e si avvicinò all'espressionismo, movimento in cui assunse un ruolo determinante. E quindi nell'incidente che può individuarsi, scrive Marzaioli, il vero inizio della biografia artistica della signora V, alias, come vi ho detto, Marianne Verefkin. Continua Marzaioli scrivendo che quello della Morresi è infatti un atto che supera la pagina tela e apre verso l'esterno la sacralità dell'immagine. Cosa tra le cose, la pittura acquista la sua dimensione più autentica, svincolandosi dall'autorità della mano che l'ha dipinta. La Morresi devia per offrire allo sguardo non già una riproduzione del dipinto, bensì la dinamica di avvicinamento e elaborazione dell'oggetto stesso. Di qui l'assorbimento di ciò che è esterno al quadro, in ciò che è interno alla scrittura ed il loro reciproco annullamento. Buon intervallo a tutti da Antonio Sixti.